Assessore, parola d'ordine e programmazione. Si è appena insediato, ma già i progetti sono tanti. Ma sì, c'è molto da lavorare. Come ha ben detto lei, la parola d'ordine deve essere programmazione, ma anche destagionalizzazione. C'è obiettivamente un gran lavoro da fare. Ritengo che oggi abbiamo assistito alla conferenza stampa di un evento molto importante e anche questo credo debba essere attenzionato dal nostro assessorato, quindi opere e eventi di qualità, puntare molto sulla qualità, quindi sulla destagionalizzazione anche con eventi di qualità e programmare. Eventi come questo, se vengono programmati con una triennalità, ritengo che possono dare un impulso importante al settore economico del turismo e della cultura, quindi bene così e ribadisco, parlare poco e lavorare molto. Oggi uno spoiler, l'attenzione anche per quanto riguarda gli spettacoli teatrali e musicali per la produzione locale. Sì, stiamo lavorando su questo, abbiamo annunciato proprio un lavoro di in questo momento l'ufficio legislativo per poter far sì che le risorse regionali rimangano in Sicilia e quindi chi produce oltre che film o cortometraggi ma anche opere teatrali, opere liriche o opere di questo tipo possono avere dei contributi purché vengono prodotti in Sicilia con maestranze siciliane, con attori siciliani. Abbiamo grandissimi e bellissime intelligenze che dobbiamo far sì che possano rimanere in Sicilia a lavorare.